abituate l'interlocutore al vostro movimento. Se potete gesticolare, fatelo. Se potete farlo con le braccia protese avanti, fatelo. Chiudete un po' il mento in difensiva e muovete la testa a destra e a sinistra. Testa a destra e a sinistra. Braccia in avanti mentre parlate. Mento un po' verso il basso. Muovetevi un po', non rimanete fermi. Ora non mimo il corpo se non le mani e la testa, così che vedete una differenza. Poi è chiaro, mettici pure il movimento del corpo, che è fondamentale, e una prossemica, cioè devi stare a una distanza giusta. Ok? Immaginate questo. Quindi la vivo veramente che sono desolato e mi sto scusando, ma guardate la differenza del corpo. Sì, hai ragione. Io mi sto scusando veramente, non so come dirtelo, sono un pacifista, cioè la testa ferma, l'occhio che guarda lì, le braccia rigide e ferme non sono un buon segnale. Quello che è un buon segnale è braccia che si muovono, corpo che si muove, occhi che guardano un po' in basso e testa che si scuote. Hai ragione, veramente. Questo non vi fa perdere di vista l'obiettivo. Io lo so dov'è la faccia di quello. Non è che se guardo lì non lo vedo. Ma così vi incuto proprio meno timore. Scusa, hai ragione, veramente non mi sono reso conto. Tu, è vero, ma... Non guardate negli occhi. Tu puoi scusarti quanto vuoi guardando negli occhi, ma ti stai solo scusando. Se scusandoti guardi verso il basso e scuoti la testa, guardi più cosa c'è in giro, ma abbassi molto le difese. Noi non dobbiamo solo... Abbiamo diversi livelli, no? Il primo, ok, colpiamolo forte. Poi possiamo andare più a fondo, no? Colpiamolo tecnicamente. Beh, meglio, tecnicamente è forte, ottimo. Colpiamolo che non è preparato. Meglio. Ancora di più... colpiamolo che si aspetta tutto il contrario. Quello è il top. Nella difesa personale non esiste nessun rispetto, nessuna cavalleria. Ma non perché siete degli infami, come ci vuole raccontare qualcuno che giudica questi suggerimenti come negativi. Nella difesa personale non esiste una cavalleria perché quella persona mi ha aggredito. Pertanto è bene, prima che io scagli il primo colpo, configurarsi come vittima. Le persone che assisteranno racconteranno che voi siete stati la vittima. È molto importante. Dai, proviamo ancora. Braccia su, Giulio, braccia su. Braccia avanti e spiego le braccia avanti. Brava Arianna. Brava Luisa, bene Boris, questo è il calcio tuo, eh? Ti viene bene. Bravo Giovanni, fallo anche con l'altra gamba e porta le braccia più avanti. Se voi muovete le braccia e gesticolate, lo anestetizzate, non ci farà più caso. Muovetele queste braccia. Brava Luisa. Bravo Stefano, sempre lì avanti. Muovele, muovele quelle braccia. Non gliele tenere ferme davanti la faccia, così. Muoviamo queste braccia.